detto più in voga, come dire, che riguarda salute, una mela al giorno toglie il medico di torno, ci dice infatti appunto che la mela ha numerosi antiossidanti che proteggono i nostri organi, proteggono il nostro corpo dagli stress ossidativi che ogni giorno attaccano il nostro DNA. Questo è il prezioso nettare che fanno le api in questo modo. Questo è un favo. Tutti sono abituati a vedere nello scaffale il vasetto con dentro il miele. E tante persone mi richiedono, mettendo in mostra questo, dice: ma che cos'è? Questo è il miele, come lo fa l'ape? Questo è un miele di cardo prodotto nelle nostre zone dalla Galattisa tomentosa, che è una pianta spontanea nelle nostre zone. Ha un odore di fiori cimiteriali, quindi di crisantemi, può odorarlo lei stesso, ed ha un gusto molto particolare, in quanto è dolce all'inizio e poi richiama una nota amara alla fine. I consigli sono che il prodotto bio parliamo della mela, c'ha qualche ticchiolatura, qualche macchiolina sulla buccia. Invece quella trattata chimicamente non ha segni sulla buccia. Abbiamo rivalutato un'ape particolare che alleviamo, che è l'ape nera sicula, che stava rischiando l'estinzione. Come dice la stessa parola, è più nera rispetto alle altre. Ha delle caratteristiche di maggior docilità, maggior produttività. La nostra azienda segue la tecnica del nomadismo, cioè va a inseguire le fioriture. Portiamo le api nelle diverse fioriture per produrre un miele monofloreale. Il mio panettone nasce e cresce a Caltavuturo. L'idea qual era? Quello di poter utilizzare i prodotti del territorio. Quindi se ci sono i melograni, utilizzare un panettone che viene fatto con mela, melograni e mele. Il mondo delle api si svolge tutto attorno alla regina. La pappa reale la producono le api dopo 5 giorni di vita. Ha degli enzimi particolari, buona per la memoria, per gli anziani. Sono due alimenti ricchi di zuccheri, ma nonostante essi siano ricchi di zuccheri hanno delle proprietà nutritive eccezionali. In occasione del Mela Fest faremo oggi la caponata di mele. È una rivisitazione della classica caponata siciliana, dove al posto delle melanzane io metterò delle mele fritte. Come dolcificante userò il miele, che è quasi alla base della mia cucina.